Sfumata la Serie C, ma questa era tutt'altro che una sorpresa, a Teramo ci si interroga su quale sarà la categoria da cui ripartire. Ieri pomeriggio l'amministrazione comunale e il sindaco Gianguido D'Alberto, nel prendere atto dell'ordinanza, ha già espresso, grazie al lavoro svolto dalla commissione nei giorni scorsi, una valutazione di accreditamento positiva, si legge, circa il progetto della nuova SSD Città di Teramo, a cui hanno contribuito circa 40 imprenditori teramani. Questo è quanto si legge nella nota, che precisa come resta inteso che ogni decisione finale è devoluta alla FIGC, ai sensi dell'articolo 52,10 delle NOIF, alla quale unicamente compete l'esercizio della facoltà di ammettere, in luogo della società esclusa, una nuova società ai fini della partecipazione al campionato, anche in sovrannumero, di Serie D. Ma la strada per la quarta serie non è così semplice, posto che solo all'organo federale spetta la scelta e che in passato mai si era arrivati a fine agosto con questa situazione. È evidente che è stato perso tempo che oggi sarebbe stato utilissimo, posta la legittimità di provare a far valere in ogni sede le proprie ragioni. Ma adesso c'è da fare i conti con la realtà, e quella attuale dice che in eccellenza non ci sarà certamente spazio. In Serie D la questione è quantomeno complessa e i rapporti con gli organi federali e ai minimi storici. Ed ecco allora che dinanzi al diavolo potrebbero spalancarsi le porte di un campionato molto più in basso. Nessuno oggi può dire con assoluta certezza quale sarà la fine di questa vicenda. Anche la LND, che già aveva a che fare con un numero superiore a quante se ne aspettasse di squadre, aveva lasciato intendere che l'automatismo no Serie C, quindi Serie D, non era così giusto. Per questo servirà la diplomazia del primo cittadino, ammesso che basti, per evitare il baratro della prima categoria. A meno che non si voglia ripartire dal campionato di promozione, ad esempio, con il piano della lenta. Ma questo è un altro discorso, perché di margini per la quarta serie ce ne sono pochi. E chi ha sperato nei ricorsi, sperando che poi in ogni caso ci sarebbe stato un paracadute e una caduta discretamente comoda, come il girone F di Serie D, evidentemente si sbagliava, e non di poco. Teramo Calcio 1913, che tuttavia vedrà iscritta al proprio campionato la squadra femminile, ma è evidente che le attenzioni sono concentrate sul futuro del calcio biancorosso maschile. Nel frattempo c'è stato lo svincolo dei tesserati, coloro che erano sotto contratto e non avevano trovato altra squadra, ora sono liberi. Il progetto è tutto da costruire, ma prima va individuato il luogo, che nello specifico è la categoria di appartenenza, e non è affatto un dettaglio.